Gossip barra Stefano De Martino e Fabrizio Corona sorridenti e complici al PT Uomo. Il famoso evento di moda organizzato a Firenze è stato l'occasione giusta per vedere per la prima volta insieme Stefano De Martino e Fabrizio Corona. Stefano De Martino e Fabrizio Corona abbracciati e sorridenti davanti ai flash dei fotografi, questo è quello che è successo poche ore fa al PT di Firenze che ha scatenato le chiacchiere. Grazie ad un video che ha pubblicato su Instagram il giornalista Gabriele Parpiglia, la gente è venuta a conoscenza dell'insolito incontro che è stato ad un popolare evento di moda tra i due più famosi ex di Belen Rodriguez. Tra il re dei paparazzi e il ballerino napoletano non c'è stata alcuna freddezza, anzi si sono mostrati complici e affiatati nonostante il passato sentimentale in comune. De Martino e Corona, strano faccia a faccia a Firenze. Cosa hanno in comune Fabrizio Corona e Stefano De Martino? Chi segue il gossip, saprà certamente che entrambi questi bellissimi uomini hanno vissuto lunghe e tormentate storie d'amore con Belen Rodriguez, il primo ad accendere i riflettori della cronaca rosa è stato proprio il 44enne, che la showgirl ha lasciato quando ha conosciuto il ballerino napoletano dietro le quinte di Amici. Tutte e due queste chiacchierate relazioni, però, sono finite d'oggi. Gli ex dell'Argentina sembrano avere un rapporto cordiale, nonostante uno abbia portato via la donna all'altro qualche anno fa. A confermare la totale assenza di rancore tra Corona e l'inviato dell'Isola dei Famosi, è un video che il giornalista Gabriele Parpiglia ha pubblicato sul suo profilo Instagram. In questo filmato che in poche ore ha fatto il giro della rete, si vedono Stefano e Fabrizio abbracciati e sorridenti davanti ai flash di tantissimi fotografi, l'occasione che ha messo uno di fianco all'altro i due storici compagni di Belen, è il PT, un evento di moda che ospita tanti VIP, che è in corso in questi giorni a Firenze. Di fronte alla richiesta dei paparazzi presenti di posare insieme, De Martino e Corona non si sono affatto tirati indietro, come è possibile vedere nelle immagini che sono diventate virali nelle ultime ore, i due bellissimi si sono abbracciati, hanno ammiccato alle macchine da presa ed hanno scherzato con tutti. Gossip, tutti gli ex di Belen Rodriguez ospiti al PT. Giubbotto di pelle, occhiali da sole neri e atteggiamento da divo, è questo il modo in cui sono presentati Stefano De Martino e Fabrizio Corona allo stesso evento del PT Uomo. I due, ospiti dello stesso party, si sono prestati a selfie con i fan, chiacchiere tra loro e siparietti divertenti con Silvia e Giulia Provvedi, le Donatella, infatti. Sono arrivate a questa manifestazione con il re dei paparazzi. Non solo lo storico compagno e l'ex marito di Belen Rodriguez, hanno partecipato al PT, in questi giorni, infatti, tutti gli uomini con cui l'Argentina ha avuto una relazione da quando è un personaggio pubblico, si sono avvicendati tra i vari stand di Firenze. Il primo a prendere parte a questo evento, è stato Marco Borriello, il calciatore con cui la showgirl ha vissuto un amore tormentato all'inizio della sua carriera in televisione. In seguito è spettato Andrea Iannone posare davanti ai flash dei fotografi che, come era prevedibile, lo hanno incalzato affinché raccontasse cosa sta succedendo tra lui e la compagna in questo periodo. Il pilota, apparentemente tranquillo di fronte alla pressante richiesta dei giornalisti presenti, ha fatto sapere che non avrebbe risposto ad alcune domande sulla sua vita privata perché non l'ha mai fatto prima.
Non dico niente non perché le cose vadano male, ma perché sono abituato a parlare a casa mia di queste faccende, ha dichiarato l'abruzzese che sembrerebbe subire la pausa di riflessione che la Rodriguez ha deciso di prendersi alcune settimane fa.